Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova puntata di Business Leader. Continua il nostro viaggio nel mondo del lavoro con delle analisi che offrono, speriamo almeno per voi, spunti originali, trasversali. Ci stiamo chiedendo cosa sta succedendo, quali sono le trasformazioni di impatto particolarmente positivo e quelle che invece sono ancora di difficile digestione alla platea dei lavoratori che oggi non si formano in maniera adeguata rispetto alle necessità delle aziende. Oggi ci chiediamo però, le aziende sanno comunicare in maniera adeguata le proprie necessità, i propri bisogni? Forse vale la pena fare un ragionamento anche in questo senso, perché abbiamo detto più spesso, anche da questo nostro contenitore, che non tutte le aziende hanno la capacità di raccontarsi in modo da rendersi attraenti verso l'esterno. Insomma, non tutte gestiscono in maniera adeguata la propria reputazione. Qual è allora, in questi tempi sfidanti in cui la digital transformation sembra catalizzare su di sé ogni attenzione, il modo giusto di raccontarcelo? Chiediamo ad un professionista della reputazione d'azienda, Auro Palomba, presidente di Reputation Science. Benvenuto e grazie. Buonasera, grazie a te. Allora, come si racconta un'azienda è il titolo che abbiamo inevitabilmente deciso di dare oggi a questa nostra trasmissione. Gestire la reputazione di un'azienda noi immaginiamo che sia un compito molto delicato. Come è avvenuto questo passaggio dal gestire la comunicazione verso l'esterno di una compagnia a gestire invece, a parlare di gestione di reputazione? Auro, tu hai una lunghissima esperienza nel campo giornalistico, poi ce lo dicevamo prima a microfoni spenti, hai deciso ad un certo punto di passare dall'altra parte della barricata a fare un altro mestiere. 20 anni adesso. Questa trasformazione come è avvenuta? Ma l'hai detto tu prima quando hai usato il termine digitale. Fino a qualche anno fa uno poteva gestire la sua comunicazione in modo proattivo. Con l'avvento del web e dei social più recentemente invece finisce che la tua comunicazione può essere gestita dagli altri, quindi in quel momento tu non puoi più gestirla completamente. Certo. Io fino a qualche anno fa ai miei clienti consigliavo di parlare il meno possibile, di comunicare il meno possibile, di utilizzare solo le occasioni in cui si voleva essere presenti. Ora non puoi più, perché se non comunichi tu, comunicano gli altri per te. Oggi chiunque di noi, quando vuole conoscere qualcuno o vuole anche scrivere di qualcuno, la prima cosa che fa è va su Google. Certo. E guarda chi è quella persona. Se tu non gestisci la tua reputazione, quindi lo faranno gli altri. Quindi lì è cambiato il concetto, non puoi più essere assente e presente quando lo vuoi tu, devi sempre essere presente e devi combattere con tutta una serie di agenti esterni che possono essere positivi o negativi nei tuoi confronti. La tua azienda storica è Community. Sì. Il passaggio a Reputation Science è avvenuto da pochissimo, perché sì, la storia è piuttosto recente, è del 2018, no? La sì, nascita. Non è un società. Passaggio, nel senso, noi abbiamo sommato. Certo. Una competenza. Community esiste tuttora, però abbiamo pensato insieme a un'altra società che si chiama Reputation Manager, che si occupa di ingegneria reputazionale, di unire le due esperienze. Quindi dalla nostra capacità di gestire la comunicazione, diciamo, offline, si è unita la loro capacità di leggere i dati, e insieme abbiamo fatto questa società che si occupa appunto di gestire la comunicazione o la reputazione delle persone sia sul web che fuori. Ci spieghi come si fa questo lavoro? Perché, come dicevamo prima, sarà certamente un ruolo, quello della gestione della reputazione, particolarmente importante, rilevante e delicato se parliamo per esempio di una grande società quotata in borsa, la cui circolazione delle informazioni è molto importante anche ai fini di monitorare l'andamento del titolo e il rapporto con il mercato. Per una società che invece non ha anche questo adempimento costante, quello di rispondere ad una comunità finanziaria, che rilevanza ha il tema della gestione della reputazione? Guarda, ti rispondo non alla tua domanda, ma noi abbiamo creato un indice, che è l'indice di reputazione delle aziende. Perché pensa, il vostro punto è che proprio voi lo fate in maniera misurabile. Misurabile, no? E pensa che questo indice segue a specchio il percorso di borsa se l'azienda è quotata. Quindi la quotazione del titolo segue perfettamente la quotazione della reputazione dell'azienda. E questo non è un caso. Per le aziende che non sono quotate, comunque hanno un mercato, quindi hanno dipendenti. Certo. Hanno clienti, hanno fornitori, un politico per esempio ha gli elettori, e quindi comunque tutte le aziende devono essere occupate a gestire la propria reputazione, e oggi non lo puoi non fare se non con misurazione scientifica. Quindi quello che noi facciamo è facciamo delle analisi continue, rilevando sul web, sui giornali e sui social quello che si dice
delle aziende piuttosto che dei manager, e da lì iniziamo un meccanismo di comunicazione virtuosa per gestire la reputazione di queste aziende o di queste persone. La misurazione della reputazione, secondo questo vostro approccio, so che è, come dire, appartiene ad un metodo che è di vostra proprietà, sì, quindi esatto. Siete stati un po' innovatori anche in questo senso. Sì, sicuramente, sì. Diciamo che noi abbiamo inventato questo sistema, i colleghi di Reputation Manager, che è assolutamente utile, che prima, quando tu partivi con un percorso di comunicazione, andavi un po' a caso, no? Nel senso, quello che pensavi che la gente pensasse. Adesso invece hai degli strumenti che ti permettono di misurare numericamente quali sono le sensazioni o le impressioni e le opinioni della gente rispetto a qualsiasi tema. Posso sapere quante aziende è oggetto della vostra ricognizione periodica dal punto di vista reputazionale? Tante aziende, manager, anche politici, diciamo. Molte aziende hanno capito e stanno capendo quanto è importante questo sistema, ma anche persone, manager, singoli. Ci sono persone che magari finiscono sui giornali negativamente perché capitano nell'ambito di un'inchiesta, per esempio, e ci rimangono tutta la vita perché poi quelle notizie sono resilienti. Perché il diritto all'oblio è un concetto. Purtroppo poi per moltissime aziende, mi ricordo che un cliente mi raccontava che tantissimi anni fa doveva avere un business con una società americana che, facendo su Google il suo nome, parlo di tanti anni fa, quindi trovò che lui era stato indagato tanti anni prima per una vicenda. E immaginiamo che quel pregresso gli rappresentava un forte ostacolo al mantenimento dell'attività. Come dire, il concetto di indagato non è facilmente spiegabile all'estero, che dovrebbe essere una tutela per chi viene indagato, invece diventa già un marchio di colpevolezza. Ma ci sono molte aziende, soprattutto internazionali, che hanno nella compliance il fatto che non possono assumere persone o avere rapporti con persone che hanno pendenze giudiziarie. E quindi è molto importante fare un lavoro per far sì che, se non è, in questo caso è stato archiviato, spiegare che è stato archiviato. Quindi tu devi avere, quando vai a vedere su Google il tuo nome, prima i pezzi che dicono in cui si scrive che tu sei stato archiviato. Eventualmente poi, se uno va a fondo, va a vedere che cosa. Considera che normalmente tutti noi ci fermiamo sulla prima paginata di Google, sì. Forse andiamo alla seconda, se una notizia scivola verso la terza, la quarta, la quinta, la sesta, non fa più nessun danno. Dovrò avvalermi della tua consulenza anche per cercare di gestire un articolo che appare su di me su web, che appartiene ad un commento non tanto gradevole, che è apparso su un giornale un sacco di anni fa, ma ancora mi chiedono, dopo tanto, niente di grave, niente che ha a che fare con le indagini, però insomma è interessante anche per capire poi come lavorate, ecco, magari ti affido web, il mio caso personale. Sul web non si cancella nulla, la esatto, verità è che tu devi inserire dei contenuti che siano positivi, poi ovviamente non è che puoi dire che sei biondo o se sei bruno, cioè su di te dei contenuti che siano positivi o comunque veritieri rispetto a quello che tu fai, e che questi contenuti abbiano nella gerarchia che Google, l'algoritmo di Google, che spesso cambia peraltro, stabilisce, vadano sopra. Questo certo. Non è che si può andare con la gomma, no, ogni tanto ci chiedono, ma non si possono cancellare, la gomma esatto. Non esiste. Poi sicuramente io adesso ho commesso un errore, ho richiamato quella vicenda, e adesso l'ho scatenato nuovo, delle esatto. Curiosità, eccetera. Quindi insomma abbiamo dato anche delle istruzioni per l'uso, non fatelo pubblicamente perché sennò vanno a ripescare. Molto spesso le persone che hanno un problema continuano ad andare su Google certo. A vedere se hanno quel problema, e così continuano a l'indicizzazione appunto esatto. del portale. Sono loro stessi che lo hanno. Allora, a parte questo, Auro, chi fa questo mestiere per voi? Nel senso, vi chiama un'azienda che ha bisogno di fare una verifica su come viene percepita a livello di immagine su web, e quindi vuole sapere qual è la sua reputazione, probabilmente lo farà anche ai fini, che ne so, di crescere nel business, o solo perché magari ha banalmente questa curiosità. So che nella sostanza voi vi avvalete dell'ingegnere reputazionale, nata sì. Anche la disciplina, la branca dell'ingegneria reputazionale, esatto. Che è qualcosa che non esisteva, ma immagino che non si vada all'università a prendere questa laurea. Li formate voi questi ingegneri reputazionali? Allora, nella nostra struttura ci sono analisti, che sono le persone che analizzano i dati, analizzano gli articoli. Ci sono ingegneri, che sono quelli che hanno inventato questo tipo di sistema, poi ci sono comunicatori, ci sono giornalisti. Quello che sta nascendo, ma non solo nell'ambito della comunicazione della reputazione, è proprio la necessità di persone che sappiano leggere i dati. Non si trovano, ci sono
pochi laureati in discipline, quelle che gli americani chiamano STEM, cioè le discipline scientifiche, ma non solo noi, qualsiasi consulente, qualsiasi società di consulenza sta cercando questo tipo di figure, cioè persone che sappiano ragionare sui dati, ma poi siano in grado anche di, da quei dati, di generare delle teorie, di saper leggere i trend. Questa è sicuramente una mancanza che c'è nel mondo, nell'offerta di lavoro, nella ricerca di lavoro, certo. Ecco. Perché mancano questo tipo di persone. E quindi, come dire, facciamo anche una call to action. Mi pare anche di poter dire che può essere una buona professione anche per il genere femminile. Assolutamente, eh? Non c'è nessun tipo di discriminazione, naturalmente, però magari perché non ci avesse pensato, oggi possiamo lanciare. Una volta, tu sai che non erano tante le donne che facevano magari materie scientifiche, esatto. Magari facevano matematica perché andavano a insegnare. Ingegneri, adesso ce ne sono tantissime, sono bravissime come in tutto il resto. E c'è pure l'opportunità di esercitare questo ruolo per un'azienda. Molte aziende si avvalgono di professionalità interne, mediamente i vari social media manager, i social marketing manager. Sono sufficienti queste figure interne per monitorare la qualità reputazionale trasmessa all'esterno, oppure insomma una società come la vostra apporta un valore in più e perché? Mi fai una domanda che non potrei rispondere, esatto, di no. No, vabbè, diciamo che non è che vuole essere la ruffianeria dell'intervista, però mi interessa veramente capire perché ci deve essere magari anche un apporto esterno a valorizzare ulteriormente questo ruolo. Perché ovviamente magari figure consulenziali hanno un'esperienza maggiore, hanno visto più cose, a noi capita molto spesso, ma non solo nella parte digitale, anche nella parte, diciamo, della comunicazione o della reputazione più tradizionale, che ci chiedono di fare secondment, cioè di andare nelle aziende e crescere le persone. Anche nella parte, diciamo, meno legata all'analisi dei dati, ma oramai tu non puoi più fare il comunicatore se non sai due cose, l'inglese e leggere e avere a che fare con i social e con se tu non hai queste due caratteristiche, io sono queste le due cose che chiedo quando le persone entrano da noi, che siano assolutamente fluenti in inglese, e che abbiano la capacità di conoscano il come funziona tutto il mondo del web, il mondo dei social, lo sappiano gestire. Poi ovviamente magari gli manca l'esperienza di gestione di operazioni complesse. Ma per l'esperienza dobbiamo aiutarli noi adulti, esatto, questo non ci possiamo sottrarre a questo compito. L'esperienza si fa con l'esperienza, certo. Quindi. Una grande banca italiana poche settimane fa ha deciso, con una maniera, l'ha comunicata anche in maniera inaspettata a tutti i media, di uscire con la sua presenza appunto dei più grandi social network e di rimanere focalizzata solo su alcuni. Adesso, a parte il fare il nome e cognome, ma insomma si ritrova anche abbastanza facilmente questa notizia, che è stata abbastanza clamorosa. L'avete dovuta gestire voi? No, però ho letto. Perché così avrei avuto informazioni di prima mano. Che ne pensi di questa scelta? Focalizzarsi su qualcosa con determinazione. Penso che non sia obbligatorio essere sui social media e soprattutto su tutti i social media. Io penso che ognuno debba fare, come un abito, no? Devi fare la cosa che è giusta per te. Peraltro ci sono dei social media che stanno un po' anche abbruttendo, no? Nel senso, penso anche a Twitter, dove oramai la parte negativa vince nettamente sulla parte negativa nei contenuti. Quindi secondo me non è sbagliato. Siamo in un'epoca di grandissimi cambiamenti. Io penso che anni fa avevo intuito quello che stava succedendo, e io stesso mi ero registrato delle testate online perché pensavo che si sarebbe arrivati velocemente alla disintermediazione, che è quello che sta succedendo. Oramai, se tu vedi, i politici si fanno i loro contenuti. Trump comunica solo con tweet, anche Salvini con tweet. Quindi oramai c'è una disintermediazione e i media tradizionali stanno un po' andando all'inseguimento di questa. Poi sono, come dire, onde che cambieranno. Per cui io non vedo niente di negativo, tu non stai in un posto dove stai male, cioè tu devi stare in un posto dove stai bene, quindi ti puoi anche scegliere i media o i social media che pensi che siano congrui rispetto al tuo tipo di comunicazione, certo, che vuoi dare. Perché il vero problema è che poi oggi
le cose non si nascondono più, cioè quando tu hai fatto una cosa rimane. Io per esempio anche magari ai ragazzi o amici di figli dico sempre: state attenti alle foto che oggi mettete sul vostro profilo Instagram, perché oggi siete giovani, ma domani quando farete un colloquio, se avete la foto nudi che vi buttate dal Canal Grande, nel Canal Grande a Venezia, uno quelle cose lì le ovviamente vede. In quel gesto non c'era nulla di male, ma magari un'azienda vi valuta anche sulla capacità di trasmettere la vostra immagine, che sia professionale o meno. Cioè domani un'azienda che diventa mio cliente va a vedere chi è l'account che segue, vede questo o questo che è mezzo ubriaco così, dice: ma è questo quello che io voglio. Purtroppo non si nasconde più nulla, oramai c'è anche un tema di reputazione di se stessi, nel senso che devi essere molto abile a gestire la persona, la reputazione delle persone ormai, e questo è il... A parte l'individuo, Auro, le aziende, quali sono ancora gli errori più clamorosi che commettono nella gestione della loro immagine verso l'esterno? Pensare che si possono nascondere le cose, occuparsene quando è troppo tardi, cioè le aziende lungimiranti e intelligenti gestiscono la reputazione nei momenti positivi. Se tu ti cominci a occupare della tua reputazione quando hai un problema, la strada è in salita. Non faccio nomi, ma l'anno scorso abbiamo gestito un caso molto importante. Che peccato che tu non possa farli. In Italia, e devo dire che delle persone coinvolte in quel caso, chi aveva già un percorso di comunicazione personale, di gestione della reputazione, anche il web, ne è uscito molto più velocemente, molto meglio di chi si è trovato come prima notizia quella in quell'occasione lì. Mm-hmm. Auro, che percezione c'è della tua professione, del tuo ruolo in questo momento nei confronti di noi giornalisti che continuiamo a farlo nella modalità tradizionale? Io faccio delle interviste su questo canale televisivo, le faccio a Radio 24 con un collega di un grande quotidiano nazionale. Il tuo ruolo, qual è la tua modalità di rapportarti quando devi naturalmente intermediare per conto di un'azienda di cui magari va corretta un'azione o va trasmessa una certa immagine? Cioè mi stai chiedendo se è cambiato... Sì, esatto. Qual è il tuo giudizio di noi giornalisti, nella sostanza? La sintetizzo molto brutalmente. Ho fatto finta di non capire la domanda. L'ho presa dal 1412, presa alla larga. Ma... Sì, io credo che i giornalisti per qualche anno abbiano avuto una diffidenza nei confronti del web e nei confronti, pensando che fosse un po' un giornalismo di serie B. Oggi ne stanno capendo, ne stanno capendo l'importanza. Io ti faccio un esempio. Se io ho un'intervista su un giornale cartaceo e quell'intervista non mi va sul web, a me serve solo quel giorno, mentre se mi va sul web mi serve per sempre. Quindi, perché poi la reputazione, come dicevamo, è molto fatta sul web e quindi le cose che vanno anche sul web sono resilienti e, certo, e rimangono. L'intervista che ti rimane sul giornale di carta è fantastica quel giorno, la leggono un numero limitato di persone e poi viene dimenticata. Quindi, questo è un tema molto bello perché, come tu sai, molti colleghi della vecchia guardia ritengono che passare al canale digitale, magari del proprio gruppo, sia una squalifica, fare un passo indietro nella professione, e invece in realtà stiamo andando incontro proprio ormai sempre più a nuovi bisogni delle persone. Ma soprattutto ti dà una cosa che prima non c'era, la velocità. Posso dire, noi stiamo gestendo in questi giorni la fusione fra FCA e Renault. Il Financial Times ha avuto un'indiscrezione sabato ed è uscito sull'online. Certo. Se avessi aspettato la carta, il giorno dopo, un altro concorrente l'avrebbe bruciata. Un'agenzia. Certo. Oramai non c'è più la velocità delle agenzie di stampa che supera un tweet. Uno ti fa un tweet e ti ha bruciato la notizia. Certo. Ma i blogger così diventeranno più credibili dei giornalisti? O le due professioni non si distingueranno più? Saranno secondo la stessa? Me attendere non si distingueranno più. Pensa che 20 anni fa lavoravo con Maurizio Costanzo e insieme a lui avevamo pensato e avevamo chiamato una serie di giornalisti molto importanti perché si facessero il loro canale blog. Non ci seguì nessuno, cioè, io sto sulla carta, sto in televisione, mentre oramai è quella là, perché un blog fatto bene ti dà grandissima visibilità, perché poi il tema è l'autorevolezza, se tu sei autorevole la gente ti legge. E soprattutto diventerà un tema di merito, nel senso che le persone che meritano avranno
lettori o gente che li segue, quelli che non meritano, no, certo. Quindi ci sarà anche un modo di capire. Mi ha fatto venire in mente l'esperienza di Dago Spia, che è un veicolo straordinariamente capace di far circolare, che piaccia o no, però Roberto la reputazione di tutti quelli. È stato uno dei primi che ha capito la potenza del canale digitale, del web e di internet. Anche quelli che negano lo guardano, nel senso che poi molto spesso è, come dire, ma guarda, io dico una cosa, che a volte io mi rendo conto che leggo su Dago Spia, adesso questo, stiamo facendo pubblicità a Roberto. Non credo che abbia bisogno del nostro supporto. Leggo su Dago Spia cose che erano sul giornale di cui non mi ero accorto, giornale che avevo letto. Magari rivisitate, corretto, con un commento accanto. Ma perché i titoli ti invogliano. E poi le foto, quindi sono costruiti bene. Devo dire, è stato un aggregatore di contenuti di quelli che ci sfuggono. Auro, che cosa c'entra tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino a questo momento con l'evoluzione del mercato del lavoro, del mondo del lavoro? Il nostro programma è nato nell'ottica di dipanare questa matassa del mismatch, aziende che cercano e il 30% di giovani che stanno a casa e non trovano lavoro. Sì. Che cosa può fare questo settore per questo mercato che non si incontra? Allora, innanzitutto i giovani devono avere quelle due caratteristiche base che io ti ho detto, cioè l'inglese oramai è, sì, probabilmente se fai un lavoro, come dire, che non hai un contatto con gli altri, puoi anche non sapere l'inglese, avere conoscenza di tutto il mondo digitale, avere voglia di sacrificarsi, di muoversi, il lavoro non ti cerca a casa tua, ma sei tu che devi andartelo a cercare. È un po' di capacità di sacrificio, parlavamo prima e ti raccontavo che la prima domanda che moltissimi ragazzi ci fanno al colloquio è il work-life balance. Io capisco che ci sia una grande attenzione alla vita fuori dal lavoro e lo comprendo, ma io credo che se noi quando abbiamo cominciato avessimo fatto quella domanda saremmo stati buttati fuori dalla finestra. Quindi bisogna capire che le aziende fanno un investimento. I millennials non sono propensi alla stabilità. Ecco, quindi quando io investo in qualcuno lo faccio perché spero che questa persona rimanga con noi, non che dopo 2 mesi o 6 mesi se ne vada. C'è un tema di competenza, nel senso che molto spesso si trovano persone che non hanno queste caratteristiche, soprattutto l'inglese, per esempio. E quindi comunque bisogna sforzarsi un po' anche con le aziende, oltre a gestire la loro reputazione, devono anche cominciare a capire che molti ragazzi se li devono prendere in casa e formarli a propria immagine e somiglianza, poi affrontando il tema anche della mobilità. Se vengono assunti non stanno molto in azienda. Auro, questi temi ce li affrontiamo in un'altra trasmissione. Oggi abbiamo capito cosa succede quando un'azienda deve gestire la sua reputazione e qual è il contributo che può dare una compagnia come la vostra. Grazie per grazie essere a te, stato grazie con a tutti, noi. A presto, buonasera. Alla prossima puntata.